Aliseda, può andare al cross, c'è Vladi che di testa alza sopra la traversa, lasciato colpevolmente libero di colpire dalla difesa. Mi piace con la posizione a Nacho Aliseda, ma per ora è poco cercato. Bel tocco di Vladi, Steffen, e arriva il gol del Lugano con un lampo verticale. 36esimo minuto, Steffen sblocca una situazione che sembrava impastoiata nella tattica. Questo gol potrebbe davvero aprire un po' il cervello del gioco. Vedete qui Belagi va subito ad azzannare Cespedes, recuperare palla, cederla a Steffen e poi si va verso Aliseda, entra in area l'argentino, uno dei suoi soliti diagonali come quello di Zurigo, ma stavolta Bernardoni riesce a intervenire. Meritato, avanza Steffen, prova a mettere il turbo, Mau viene servito, poi Steffen va al cross, Vladi tenta un tacco, la palla ancora lì, ma c'è un fallo di mano del numero 9, o forse un fallo. Dobbiamo rivedere bene l'azione, comunque il gioco è stato interrotto prima della conclusione di Vladi, rivediamo. Palla lunga al centro, si cerca Tijani e poi arriva il colpo di testa di Ache, con deviazione di Saipi oltre la traversa, la prima conclusione del Livernois in tutta la partita. E vedete, siamo al già al 48esimo o 49esimo, non abbiamo il cronometro sott'occhio. Vediamo, sta Saipi, prova ad avanzare Vladi, bravissimo a superare Marquez, entra in area il numero 9, si guarda in giro, serve Steffen, ma col destro il numero 11 non riesce a deviare, travolto anche da Gunnarsson, ma Lugano già da un po', ormai l'ora legale è un lontano ricordo, siamo all'ora solare e anche nel buio viene illuminato da questa rovesciata di Belagi su imbeccata scucchiaiata di Steffen. Zanotti, Steffen prova a ripartire in profondità, Zanotti che testa la sua corsa contro Lopogam. Bravo Zanotti a superare il francese, entra in area Zanotti, palla buonissima per Aliseda che si fa anche male, ma soprattutto realizza il 2-0 al 72esimo dopo azione travolgente di al 72esimo. La colonna centrale della difesa sembra fatta da Soutier e Marquez, con Ache che si è spostato da mezza punta, attenzione però recupera la palla Steffen Belagi, Bernasconi gli chiude la visuale e Belagi è stato costretto ad alzare la sua ria. Lucas Mai la cede a Dumbia, ormai Livernois non c'è più. Steffen impazza con le sue invenzioni, le sue serpentine, Belagi lo chiude ancora Bernardoni, ricordiamo il portiere che ha effettuato più parate in tutta la Super League, anche stasera si sta superando ancora una volta. Recupera palla Dumbia, Ciubulco, c'è la palla buona, 3-0, no, perché arriva Ache a chiudere sul diagonale del minuto, anzi un minuto e mezzo esattamente alla fine dei 90. Poi ci saranno ovviamente i recuperi, ma non saranno tantissimi perché la squadra, la partita è filata via senza grossi intoppi. Ache ci prova ancora però nella sua posizione preferita, colpo di testa di Hautier, però palla che transita oltre che fatica. Non si batterà il calcio d'angolo, è finita qua, Lugano batte Iverton 2-0.